Ciao a tutti amici e bentornati per il nuovo video. Riniziamo un po', riprendiamo, no, iniziamo, riprendiamo la rubrica tanto cara che abbiamo lasciato già da qualche mese, quella relativa all'inglese e alle parole utili di uso, ecco, comune e quotidiano che tutti noi potremmo aver bisogno. Ecco, quando ci troviamo ad avere a che fare con la lingua inglese, quindi termini facili da ricordare, essenziali. Nel video di oggi vedremo quelli relativi al viaggiare, quindi per quanto riguarda l'aeroporto, partire, il tornare, ma attenzione, ma ci concentreremo sui phrasal verb per il video di oggi. Ok? I phrasal verb. Vi rimando a un video che ho fatto dove spiego che cosa sono. Comunque, è il verbo più una particella che uniti insieme danno un significato diverso dal verbo stesso e dalla particella. D'accordo? È un qualcosa molto comune nella lingua inglese ed è fondamentale ed essenziale sapere di questi phrasal verb. Perché in un discorso, se non sappiamo che cosa sono i phrasal verb, possono sviarci dal capire di che cosa si parla, perché noi pensiamo magari alla traduzione del verbo o della particella e non capiamo invece che sono insieme e danno un significato completamente diverso. Per cui, ragazzi, è fondamentale, ok? Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo, se siete nuovi, benvenuti sul canale, il mio nome è Antonio, vi invito ad iscrivervi, a lasciare un mi piace, a commentare, vi ringrazio molto. Sì. Ok, andiamo al video di oggi e vediamo qualche phrasal verb, ragazzi, relativi all'aeroporto, al viaggio, eccetera. Eh sì, ragazzi, me li sono appuntati qui su questo blocchetto, ok? Molto più semplice. Molti di loro magari già li utilizziamo noi nel nostro italiano. Comunque, iniziamo con il primo ed il secondo, che è check-in e check-out. Check-in è registrarsi, quindi quando ci registriamo ad un hotel, quando arriviamo ad un hotel, facciamo il check-in, arriviamo e diciamo, ecco, io sono Tizio, questo è il biglietto che ho comprato, queste sono le notti che sto qui, e questo vale sia magari con l'hotel e anche con il biglietto aereo, quindi facciamo il check-in all'aeroporto quando arriviamo, ok, consegniamo, ecco, questa è la nostra prenotazione. Quindi è una sorta di registrazione. Quindi il check-in è per l'ingresso e il check-out è quando andiamo via, ok? Poi, per quanto riguarda il terzo e il quarto, abbiamo pick-up e drop-off. Pick-up è prendere qualcuno e drop-off è lasciare qualcuno. Quindi siamo a casa, arriva il taxi, quell'azione è il pick-up. Ecco, il taxi viene a prenderci, noi saliamo sul taxi, pick-up. Drop-off è quando poi scendiamo dal taxi all'aeroporto. Quindi queste due azioni, all'aeroporto, ad un hotel, ok? Sono pick up e drop off. E le sentirete spesso. Ecco, dov'è il pick up? Dov'è che vi tengo a prendere? Dov'è il drop off? Where is the pick up? Where I'm going to pick you up, drop you off, ok? Significa dove vengo a prenderti e dove ti lascio. Ok, questo era il terzo e il quarto phrasal verb. Poi abbiamo il quinto che è getaway. Getaway è la vacanza, significa come holidays, getaway, andare in vacanza, ok? Questo è il quinto. E poi abbiamo il sesto che è take off. Take off è l'azione dell'aeroplano quando si sta librando in aria. Quello è il take off, ok? Quando si sta proprio sollevando dal suolo. E vediamo un altro che dovrebbe essere il numero 7, giusto ragazzi? Mi sto perdendo con i numeri, non li ho scritti correttamente. See off è salutare qualcuno, quindi andiamo all'aeroporto, lasciamo la persona, il nostro caro, il nostro amico, qualsiasi persona che conosciamo, see off, quindi diciamo goodbye, lo salutiamo, see off, ok? E poi abbiamo altri due che li metterò insieme, hurry up and speed up. Hurry up significa muoversi, quindi magari siamo in ritardo, devi andare in bagno. Hurry up significa, ecco, muoversi, ok? Fare in fretta, perché magari dobbiamo salire sull'aereo, per esempio, ok?
E speed up significa accelerare, ok? Accelerare. Vale anche per la macchina, speed up. Ecco, dai più gas. Quindi stiamo camminando, speed up. Fai più veloce, ok? Per questo l'ho collegato a hurry up. E sicuramente ce ne sono altri, molti altri, che mi sfuggono. E voi me li scrivete qui sotto, se li conoscete. Allora, che altro dire? Che questi phrasal verb, molti di loro, alcuni almeno, potremmo utilizzarli anche per altre situazioni. Ma chiaramente, noi ci siamo concentrati oggi soltanto per quanto riguarda appunto la partenza e quello legato alla vacanza, eccetera. Spero questa nuova rubrica vi interessi. E fatemi sapere se vi interessa. Facciamo altri video simili. Ok, ragazzi? Per il video di oggi sì, è tutto. Ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Buona domenica a tutti. Ciao, ciao.